tutti, siamo qui con Filippo De Benedetti, uomo partita di Fossano Luese, un 5-1 molto importante per voi, una vittoria che serviva. Ti chiedo il tuo contributo, è stato sia in difesa sia in fase realizzativa, un debutto importante, no? Sì, sono contentissimo perché arrivavo da mesi un po' difficili e la società qua mi ha subito dato una grande mano, mi sono venuti incontro su tutto. E il mio unico obiettivo era ritornare in campo il prima possibile e cercare di dare un contributo alla squadra. La partita di oggi non è stata entusiasmante dal punto di vista del gioco perché abbiamo dovuto rimboccarci un po' le maniche e cercare di andare più al sodo senza stare a guardare tanto il gioco e la bellezza della manovra, ma siamo riusciti a portare a casa i 3 punti e questo era il primo obiettivo. Dal punto di vista difensivo il mio contributo è stato più dal punto di vista dell'organizzazione, perché grossi rischi dietro non abbiamo avuti se non magari qualche errore che abbiamo perso palla noi e abbiamo concesso, altrimenti abbiamo fatto una grande partita soprattutto dal punto di vista della tattica e siamo stati molto attenti a quello che ci ha chiesto il mister e abbiamo tutti cercato di senza inventarci niente, fare le poche cose che ci ha chiesto. Questo ci ha portato a un bel risultato, sono riuscito a trovare il gol e questo mi rende molto felice, soprattutto perché è l'emblema un po', no? Della prestazione di oggi, quindi la strada è questa e dobbiamo cercare di ascoltare continuamente il mister perché è l'unico modo per riuscire a fare un risultato importante dopo l'altro. Esatto, tra l'altro ne parlavi anche tu, proprio a livello di organizzazione della difesa ti ho visto subito in linea con i tuoi compagni, subito pronto a dare una mano, a dare indicazioni. Come ti stai trovando con loro? La squadra, essendo molto giovane, mi sono trovato subito benissimo con tutti i compagni di reparto, poi specialmente perché con uno poi vivo pure in casa assieme, quindi siamo entrati subito in confidenza. E quando si fa quello che chiede il mister poi è un po' più semplice trovarsi. E poi in una partita così che soffri all'inizio, rischi qualcosa e poi piano piano esci fuori con un po' di gioco, un pochettino anche di aggressività in più rispetto magari alla partita scorsa e ci ha portato a questo risultato qua. Ti chiedo solamente più questo, quali sono magari 2 aspetti da portare avanti per il campionato in questa partita? Continuità di risultati sì, però ti chiedo anche se in campo c'è qualcosa che vuoi portare poi nelle prossime. Concentrazione dal primo all'ultimo minuto, questa squadra qua per quello che in queste 3 settimane ho visto non gli manca niente. L'unica cosa è che bisogna giocare sugli episodi, oggi siamo stati bravi e un po' fortunati all'inizio, perché c'è da dire anche questo, però non abbiamo mollato niente fino all'ultimo, come abbiamo spento un goccio alla spina abbiamo preso il gol sulla punizione del 4-1. E ecco, forse questo gol qua è quello che ci deve far tirare avanti in settimana, perché è stato proprio l'emblema. Come ci siamo fermati un attimo, subito gol di punizione, c'è stata un po' una mischia, però abbiamo preso gol. Il fatto è che Un campanello d'allarme, esatto. Se siamo quelli dei 70 minuti, le partite poi possono andare in tutti i modi, però perlomeno noi non ci possiamo rimproverare nulla, altrimenti ci rimane sempre un po' di amaro in bocca. Grazie mille. A voi.